Ragazzuoli belli, bentornati qui nella Cucina per Tutti. Vi state divertendo ultimamente a vedere le video ricette che sto pubblicando, vero? Sono molto contento. Siccome sta ultimando la cottura, questa bella colomba, non dolce ma salata, vi aspetto a fine video per fare la prova dell'assaggio insieme. Intanto lasciamola cuocere e vediamo anche quali saranno gli ingredienti. Quindi se siete curiosi, seguitemi in quest'altro tutorial. Vi elenco prima gli ingredienti per realizzare l'impasto. Abbiamo 300 g di farina 00, 300 g di farina Manitoba, un cucchiaio di fecola di patate, 240 g d'acqua, un cubetto di lievito da 20 g, una noce di burro, un tuorlo d'uovo e 10 g di sale. Mettiamoci subito al lavoro. Ci occupiamo subito dell'impasto. Ho preparato la planetaria con il gancio, dove vado a mettere in quest'ordine il sale, che così non entra a contatto con il lievito, l'acqua, il tuorlo d'uovo, la fecola di patate e le due farine. Solo ora, come ultimo ingrediente, mettiamo il lievito, che sbricioliamo al suo interno. Il burro ce lo lasciamo per dopo, quando l'impasto, diciamo, ha cominciato ad amalgamarsi. Quindi chiudiamo la macchina, velocità 1, cominciamo ad impastare. Io, dopo 5 minuti di lavorazione, vedendo che ancora l'impasto non si stava legando, sono andato a mettere mezza tazzina d'acqua. Quindi ora richiudo la macchina e continuo ad impastare. Abbiamo ora l'impasto quasi pronto, quindi come ultima cosa vado a mettere il burro e come sempre richiudo a velocità 1. Ho tolto la copertura sopra perché volevo farvi vedere come si è incordato l'impasto dopo aver messo il burro. Ma io richiudo la macchina di nuovo e faccio andare in questo caso a velocità 2. L'impasto sta ultimando la sua lavorazione e voglio farvi vedere gli ingredienti che utilizzerò io per il ripieno, partendo dal brie tagliato a cubetti, dell'erba cipollina, altro brie ma in questo caso tagliato a listarelle, formaggio grattugiato, delle mandorle, dei pomodori secchi, olive taggiasche, un tuorlo d'uovo che ci servirà per la laccatura e poi della coppa tagliata a cubetti. Fra poco mettiamo tutti questi ingredienti proprio all'interno della planetaria. Il gioco è fatto! Apro la macchina, guardate che impasto, bellissimo, bello elastico. Allora, io lo tolgo momentaneamente dal gancio, non tolgo il gancio, tolgo solamente l'impasto dal gancio e comincio ad andare a mettere quindi tutti gli ingredienti. L'erba cipollina, poi andiamo a mettere i pomodori secchi e via via tutti quanti gli altri ingredienti. Della coppa e del formaggio grattugiato ne mettiamo solo una parte, così il resto lo lasciamo per la guarnizione. Ho richiuso la macchina, velocità molto lenta, perché altrimenti il brie, che è morbido, si va troppo a mischiare con l'impasto. Ho preparato una spianatoia, ultimiamo a mano l'impasto, perché almeno, come dicevo prima, gli ingredienti non si vanno troppo a mischiare insieme. Prendiamo gli ultimi rimasugli dalla boule e gli diamo qualche giro. Dopo che abbiamo inglobato al meglio tutti gli ingredienti, formiamo una palla in questo modo, copriamo e lasciamo riposare per 20 minuti, dopodiché la dividiamo in due per andare a creare proprio la forma della colomba. Togliamo ora lo strofinaccio, passati 20 minuti, e dividiamo in due. Vedete? In questo modo. Dopodiché prendiamo la nostra bella forma, il nostro pirottino per creare la colomba e facciamo questa cosa. Dobbiamo andare a creare due bei salsicciotti che ci serviranno proprio per creare la croce della colomba. Quindi il primo che abbiamo già creato lo mettiamo in questo modo, dopodiché prendiamo l'altro che ho ottenuto appena appena più diciamo largo. Facciamo lo stesso lavoro e lo andiamo a mettere così, in questo modo. Schiacciamo un pochino e questo lo lasciamo lievitare per 2 o 3 ore in forno con la luce accesa e poi lo cuociamo. Il tempo di lievitazione trascorso, guardate come si è gonfiata per bene, ve la faccio vedere anche in questo modo. Ora l'ho già tirata, come avete visto, fuori dal forno. Io ora accendo a 200 gradi
e siamo pronti per mettere sulla colomba gli ingredienti che ci sono avanzati. Facciamo la laccatura con l'uovo e poi tutti gli altri ingredienti sopra. Sbattiamo un po', non c'è bisogno di mettere il latte, tanto facciamo una laccatura molto molto semplice, molto veloce, volta a far aderire semplicemente gli ingredienti sulla superficie della colomba. Dopodiché adagiamo gli ultimi pezzettini di coppa rimasti in questo modo, molto a caso, perché è anche più bello invece di metterlo, diciamo, tutto il condimento in ordine. Dopo la coppa andiamo a mettere un pochino di parmigiano. Prendiamo il brie e lo mettiamo in questo modo, così facciamo davvero venire fuori una colomba salata gustosissima e veramente veramente buona. Lo adagiamo in questo modo e ci mettiamo, ovviamente non può essere una colomba senza mandorle, quindi qualche mandorlina gliela mettiamo. Ho messo il pirottino su una griglia, chiudo il forno e cuociamo per 50 minuti. Io, con tutta onestà, ragazzi, non ho parole, anche perché ne ho fatte diverse di colombe salate, ma questa l'ho fatta davvero un po' con quello che avevo in frigo, come vi ho detto, guardate, bellissima! Dai, andiamo ad assaggiarla, la tagliamo anche insieme. Una video ricettina semplice, avete visto, con quello che abbiamo trovato in frigo. Insomma, fatela intepidire un attimo, però prima di mangiarla, io ho aspettato poco perché devo fare la prova dell'assaggio con voi. Dai, venite qui, venite qui. Vi faccio vedere questo lato qui come è venuto. Così si taglia insieme e vediamo un po', vediamo un po'. Venite, venite, così la apriamo insieme. Fantastica! Sentiamo un po' il profumo, sentiamo. Buonissima. Dai, tagliamo una fettina, non tanto grande, se no mi brucio. Già un po' mi sto bruciando, vi devo dire la verità, appena appena, La vado a tagliare un pezzettino giusto per fare la prova dell'assaggio con voi, sentiamo. Mamma mia, no, è fenomenale. Allora, dai, fatela, mi fate sapere qui sotto come sempre nei commenti, non siate timidi. Ci vediamo su Instagram, dove vi aggiorno sempre su tutto quello che faccio. E ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi, vado a finirmela. Anzi, è orario di cena, me la devo proprio andare a mangiare.